Da quest'anno nel Dipartimento di Ontologia Trinitaria abbiamo pensato di introdurre una novità. Il Dipartimento di Ontologia Trinitaria è legato, come dice il nome, ad una ricerca intorno all'ontologia trinitaria. E siccome da anni siamo legati per amicizia con diversi professori, non solo italiani ma anche internazionali, che sono o direttamente interessati e coinvolti, o semplicemente per amicizia si stanno lasciando interrogare dall'ontologia trinitaria, l'anno scorso abbiamo pensato perché non introdurre nel nostro percorso di formazione filosofica anche un laboratorio. Cosa vuol dire? Un momento di incontro, di scambio, di ricerca insieme. Questo laboratorio si è poi effettivamente concretizzato in una serie di appuntamenti che quest'anno si tengono in quattro lezioni. Allora, questi nostri quattro amici, professori al momento italiani e europei, vengono e si incontrano con alcuni studenti, studenti della laurea magistrale, dottorandi, alcuni docenti, colleghi di filosofia e teologia, lasciandosi appunto interpellare dall'ontologia trinitaria. Concretamente abbiamo avuto un primo appuntamento nel frattempo con la professoressa Alessandra Beccarisi, docente all'Università del Salento. Con lei abbiamo parlato di un concetto chiave di Meister Eckhart, quindi ci siamo spostati nel Medioevo e lasciati interpellare da Meister Eckhart e dalla sua lettura dell'ontologia trinitaria. Un secondo appuntamento invece con il professor Adriano Fabris dell'Università di Pisa, proprio qualche giorno fa, ci ha coinvolto nel ripensamento della categoria della relazione. I prossimi due appuntamenti invece si terranno a maggio e lì ci incontreremo con il professor Vitiello, ormai professore emerito al San Raffaele di Milano. Con lui discuteremo e leggeremo il rapporto tra le epistole pauline e Hegel. E infine chiuderemo col professor Emmanuel Gabellieri dell'Institut Catholique de Lyon, il quale a fine maggio verrà a parlarci dell'essere e del dono. Così chiuderemo per quest'anno questo ciclo, il quale però non si chiude quest'anno, vista già la straordinaria esperienza che abbiamo fatto nelle prime due lezioni, sia da parte dei relatori, che sono stati molto contenti dell'ascolto, sia da parte degli studenti, pensiamo bene di continuare questa esperienza coinvolgendo l'anno prossimo altri quattro relatori per ampliare sempre di più la rete di riflessione intorno all'ontologia trinitaria.